Bentrovati, c'è mercato e mercato. Quello del Foggia dovrebbe essere un mercato di consolidamento di quella che è la struttura attuale, una finestra, quella di gennaio, che dovrebbe portare alla corte di Fabio Gallo complessivamente non meno di 5-6 tasselli, se è vero come è vero, insomma, che poi a chiare lettere l'allenatore del Foggia avrebbe richiesto al club, nella persona di patron Nicola Canonico, un portiere, due difensori che di fatto sono già arrivati, un paio di centrocampisti e un paio di attaccanti. Quindi capite bene, insomma, che all'appello al momento mancano almeno 4-5 pedine. Siamo soltanto alle prime fasi di questo mercato di riparazione, anche se insomma ci sono già alcune formazioni nel raggruppamento meridionale di Lega Pro che si stanno muovendo con solerzia e con sollecitudine. Pensiamo ad esempio alla Viterbese, pensiamo ad esempio al Messina, che sono due squadre che devono cercare di risalire la china e che hanno messo già nel motore almeno 3-4 rinforzi. Pensiamo però anche allo stesso Crotone, che per quanto insomma sia lì in lizza per il primo posto, ha già messo dentro tre pedine a disposizione del suo allenatore, con il chiaro obiettivo, proposito evidentemente, di dare la caccia alla capolista e corazzata Catanzaro. Ognuno si muove rispetto a quelli che sono i propri obiettivi. L'obiettivo del Foggia è quello possibilmente di risalire quanto più possibile la china, magari di mettere nel mirino anche quel quarto posto che per il momento è distante 4 lunghezze. Quel quarto posto che rimanesse così com'è, oggettivamente il Foggia difficilmente potrebbe poi conseguire. Foggia che è impegnato, come saprete, su un doppio obiettivo: il campionato da una parte, la Coppa Italia che torna con la semifinale la prossima settimana, mercoledì 18 alle 20:30 allo Zaccheria. Arriva la Juventus Next Generation di Massimo Brambilla, e quello sarà un test importante, significativo, sicuramente sarà uno snodo di questa stagione per la formazione di Fabio Gallo. E per quell'appuntamento evidentemente l'allenatore del Foggia spera di poter avere a disposizione qualche altro puntello, qualche altro rinforzo. Cosa sta succedendo più nello specifico? Beh, Rutienz e Kontek sono stati i primi due rinforzi, una coppia centrale difensiva che va sicuramente a implementare il reparto anche sotto il punto di vista della personalità, perché quello è un reparto che ha bisogno di crescere proprio sotto questo punto di vista, così come ha bisogno di crescere sotto il punto di vista della personalità anche il reparto di centrocampo e di attacco. Si sta discutendo sulla possibilità di immettere un nuovo portiere, si parla con insistenza di Russo del Sassuolo, un giovane di prospettiva che non sappiamo poi se davvero verrà a Foggia per fare il titolare, ma a prescindere da quello, se soprattutto due centrocampisti di caratteristiche, come ha giustamente detto il tecnico rossonero, differenti da quelli che si hanno in organico, giocatori di gamba, giocatori anche che, come dire, che sappiano saltare l'uomo e magari anche puntare a rete, e tipologie di questo tipo al momento non se ne intravedono in organico, e poi soprattutto due attaccanti degni di tal nome. Ci sono diversi nomi ricorrenti nelle ultime ore, sicuramente a Foggia non arriverà Cosimo Paterno, che piace molto a patron Canonico, ma il presidente del Francavilla considera incedibile l'ex attaccante del Bitonto, così come praticamente impossibile che a Foggia possa arrivare un certo Marconi, che è attaccante insomma di spessore, che al momento gioca in B con il Sud Tirolo, dove sinora ha trovato poco spazio, ma che ha numeri importanti alle spalle, un pedigree
per nulla disprezzabile, magari fosse lui l'attaccante, il nuovo attaccante del Foggia, ma sappiamo da fonti certe che Marconi, insomma, sia vicinissimo ad altre soluzioni, mira a restare in B e laddove mai dovesse scendere di categoria, c'è già una trattativa molto avviata con l'Avellino, che però ha la necessità di dare in uscita Murano, un giocatore che guadagna parecchio, come lo guadagna anche Marconi parecchio. Stiamo parlando di un contratto di circa 300 mila euro. E quindi in questo momento il club irpino sta cercando soprattutto di piazzare Murano, poi eventualmente per chiudere per Marconi. Ma ovviamente le opportunità, le occasioni in questo momento, in questo frangente particolare della stagione non mancano, in questo gennaio. Speriamo che il Foggia sappia cogliere l'attimo propizio e speriamo soprattutto che Fabio Gallo abbia la pazienza di attendere che trascorra questo mese, già perché poi la preoccupazione principale di un allenatore è quella, ovviamente, a fine del mercato di gennaio, di ritrovarsi con un gruppo che più che smantellato sia adeguatamente puntellato. E sappiamo che oggi come oggi nella rosa del Foggia ci sono almeno 3-4 giocatori nell'asse portante che sono attenzionati anche da club di Serie B. Ciao!